Ciao amici, buongiorno, bentornati sul mio canale. Oggi situazione totalmente differente, come potete vedere. Sono in barca, probabilmente ho preso un pesce, molto probabile. Sto trainando da tre ore circa, sono arrivato fino alla linea dei 150 metri di profondità. Giornata stupenda, incredibile, chiaramente dal punto di vista meteorologico, interessante da un punto di vista pesca, nel senso che sto vedendo tantissime marcature di pesci ovunque. Ne ho presi un mucchio. Ma che pesci ho preso? Ho preso tonnetti alletterati. C'è una fioritura, intanto tolgo l'autopilota che sta facendo le bizze. C'è una fioritura di tonnetti alletterati gigantesca. Veramente ce n'è tantissimi, tantissimi. Tra i 30, 40 e 100 metri è un continuo. Chiaramente ho dovuto cambiare quasi subito le esche e gli artificiali, perché veramente stavo trainando cercando di prendere gli sgombri da utilizzare per esca. Mi sono trovato almeno, non so, 7, 8, 10, 15 tonni alletterati, piccoli. Sto parlando di pesci da forse 100 grammi. Le barche intorno a me trainavano come me. La differenza è che io i pesci li ho rilasciati tutti e invece li ho visto, ne ho visti rilasciare veramente pochi. Questo chiaramente uno dei grandi problemi che abbiamo nel nostro mondo, che è un mondo fatto di persone che non riescono proprio culturalmente, io credo, mentalmente, a comprendere quanto sia assolutamente ridicolo trattenere dei pesci da 100 grammi quando sappiamo che la letterata ha un record del mondo di 14-15 kg. E qui li abbiamo presi a 14-15 kg. Quindi li prendiamo da 100 grammi e ne sottraiamo. Perché? Perché siamo dei fighi? Perché siamo più bravi? No, siamo semplicemente dei pirla. Lasciatemelo dire, poi se qualcuno si offende è il problema suo, perché tanto merita solo questo aggettivo. Ma la cosa grave non è tanto quella degli alletterati, parliamoci chiaro. È grave, è intollerabile dal mio punto di vista. Poi ognuno faccia quello che vuole, la propria coscienza, ma anche noi contribuiamo, diamo il nostro contributo a distruggere l'immagine della pesca sportiva. E che fra un mese e mezzo, ora siamo a metà settembre circa, cominceranno ad apparire i primi tonnetti rossi, diciamo anche fra due mesi. Sono già apparse le prime lampughe e ho visto le prime lampughe da duetti sui banconi dei mercati e nelle fotografie di alcuni pescatori. Lampughe che arrivano qui a 15 kg. Tonnetti rossi che vengono presi e verranno presi per tutta la stagione invernale anche da personaggi molto noti del nostro mondo della pesca, che ne fanno incetta giornaliera per poi venderli a 5 euro al chilo. Questa è la cosa drammatica contro la quale dobbiamo ribellarci, se ne siamo capaci, contro la quale devono essere aperte delle sanzioni, perché tanto sappiamo chi sono quelli che vanno a tonnetti rossi, ma stiamo parlando di gente che ne prende 100, 150, 200 al giorno, ma tutti i giorni dell'inverno. E poi noi ci ritroviamo a essere controllati perché magari quel giorno non abbiamo rinnovato il permesso del tonno rosso e allora prendiamo una bella multa. Ma io credo che i capitani di porto sappiano perfettamente con chi hanno a che fare, lo sanno perfettamente, perché non intervengono? Non sto parlando soltanto di Roma naturalmente, questo è dalle Alpi alle piramidi questo comportamento, quindi è molto generalizzato. La cosa grave è che noi non riusciamo a prendere distanze, anzi in certi casi addirittura li esaltiamo questi comportamenti. Bravo, top, sei numero uno, sei un figo, mamma mia che bravo che sei. No, è un coglione, anzi meglio, un criminale, un ladro. Ora io non vado a condannare chi va a sgombri una volta ogni tanto e quella volta che va ne prende 30, 40, 50. Per fortuna di sgombri ce ne sono tanti, qui nella mia zona praticamente per tutta l'estate sono stati prelevati sgombri. Ora la taglia si è drammaticamente abbassata, va detto, questo ce lo deve lasciar pensare. Quelli non li critico perché vanno ogni tanto, ma noi che abbiamo la possibilità di andare molto spesso, che ce ne facciamo di questi pesci? Cosa ce ne facciamo di pesci così piccoli sapendo che possono diventare così grandi? Già ci pensano le pescherie a mostrarci delle ricciole, limoncelle da 500 grammi con pesci che può arrivare a 80-90 kg. Già ci pensano le pescherie con palamite da 200 grammi, pesci che possono arrivare a 6-7 kg. Ci vogliamo mettere anche noi?
Ecco, questa è la mia riflessione. Intanto io me ne torno al porto, oggi di fatto, anche se ho preso un sacco di pesci, torno con le mani vuote, sono contento lo stesso, la giornata è stata comunque molto bella, credo che forse questo sia lo spirito, ma io non mi permetto di insegnare nulla a nessuno, faccio solo delle considerazioni riccamente professionali. E grazie, noi ci vediamo al prossimo appuntamento sul mio canale. Scusate se io non riesco a guardare la telecamera del telefonino, non è per mancarvi di rispetto, ma che proprio non ci riesco. E iscrivetevi al canale, dicevo, per dare voce e forza a questo canale, che comincia ad avere dei numeri significativi, sempre insufficienti rispetto ai veri youtuber, ma comunque significativi. E proponetemi argomenti da trattare e sarò ben felice di farlo. Nel frattempo, guardate che mare, pazzesco, bellissimo. Questo settembre incredibile, per cui vi saluto, un abbraccio e alla prossima, ciao!